Oi, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e anche oggi ragazzi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite e il competitive di Fortnite. Eh sì ragazzi, perché ieri era l'Epifania e sono usciti degli articoli davvero super interessanti. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xyuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, che si tratta proprio di un errore che è stato pubblicato nella giornata di ieri nelle storie della pagina ufficiale di Fortnite su Twitter o su Instagram, non ricordo correttamente. Fortnite ha per sbaglio postato questa skin che non è ovviamente ancora uscita. La vera domanda è: questa skin arriverà oggi nello shop? Questo video è stato registrato prima del negozio, oppure farà parte delle nuove skin nella patch 15.20? Non ne abbiamo assolutamente idea, però tanta roba, un piccolo sneak peek, un piccolo preview per capire un pochettino cosa sta per arrivare su Fortnite. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi. Si tratta di una sad story, ragazzi. Purtroppo una brutta notizia, nonostante ieri ne abbia detta una bella, e non solo io, sul fatto del ritorno di Fortnite su iOS. Oramai la storia la sapete tutti, stiamo attendendo marzo, perché a marzo ci sarà il nuovo, l'ultimo, diciamo, responso del processo, e capiremo se finalmente Epic Games potrà riavere il suo videogioco sui dispositivi iOS. Vi ricordate che ieri avevo detto che avevano fatto una modifica, quindi avevano tolto le modalità di pagamento diretto da iOS? Questo era un buon segno, perché sembrava appunto uno spiraglio di luce per il fatto che Epic Games facesse un passo indietro e quindi ridasse in poche parole le tasse che iOS, che Apple dovrebbe prendere su ogni acquisto. E invece ragazzi, brutta storia, c'è stato semplicemente un errore, viene smentito tutto quello che è stato detto ieri direttamente da un dipendente di Epic, che ha detto è semplicemente stato un errore. Ora noi non sappiamo in realtà se il fatto che sia un errore potrebbe essere in realtà una cosa detta così perché non vogliono far trapelare nessuna notizia. Fatto sta che per adesso ufficialmente non c'è niente di nuovo, anzi si torna un passo indietro. Un vero peccato, ma continuiamo a essere fiduciosi sul ritorno di Fortnite su iOS. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché qua cominciamo a parlare di roba seria. Questa è l'immagine della testata degli articoli che potete trovare sulla pagina internet, sul sito ovviamente ufficiale di Fortnite, sezione competitive. Li leggiamo insieme. Venerdì vincenti, Matt e primi in denaro nelle Fortnite competizioni del capitolo 2 della stagione 5. Salve giocatori della modalità competitive, questa stagione stiamo lavorando per offrire più occasioni per gareggiare nel corso della stagione regolare. Aggiungeremo eventi competitivi alla maggior parte del lunedì e venerdì, più altri eventi sparsi nel mezzo. Dai un'occhiata al programma delle competizioni di Fortnite per tutti gli aggiornamenti, o guarda i video di Xyuder, perché comunque ti tengono ugualmente aggiornato. I venerdì vincenti. Con il nuovo anno organizzeremo nuovi tornei regionali venerdì vincenti, divisi per piattaforma, mobile, PC, console. A partire dall'8 gennaio, quindi domani, puntiamo a organizzare questi tornei la maggior parte dei venerdì della stagione. I vincitori riceveranno un plauso su Fortnite Competitive ogni settimana. Forma il tuo terzetto e preparati a combattere. Lunedì lussuosi. Organizzate sul modello delle coppe cash contendenti della scorsa season, le coppe cash battaglia reale saranno multiplatform e offriranno premi in denaro per i giocatori di Lega Campione nell'arena, sempre in modalità terzetto. Prevediamo di iniziare questi tornei dei lunedì da partire dall'11 gennaio, quindi lunedì che sta per arrivare.
Tornei mat. I tornei mat funzioneranno come i mercoledì mega della scorsa season. Prevediamo di avere una varietà di modelli e formati nel corso della stagione, anche questi offerti un lunedì su due. Anticiperemo il formato e la modalità di ciascun torneo mat, annunceremo, scusatemi, su Fortnite Competitive. Perciò assicurati di seguirci. I migliori piazzati di ciascuna regione riceveranno anche premi in denaro e ovviamente, ragazzi, la CCFN. Ricordati che la CCFN inizierà il 4 febbraio, fra un paio di settimane. Faremo una comunicazione specifica più dettagliata, ovviamente. Insieme ai tornei settimanali nel calendario regolare, intendiamo offrire competizioni individuali nel corso di tutta la stagione. Competizioni individuali, supportando la modalità di base al di là dei terzetti. Questi tornei saranno annunciati in anticipo non appena i dettagli saranno finalizzati. Questa, ragazzi, è tanta roba, perché appunto ci fa capire quanto competitive e quanti tornei in soldi stanno per arrivare. Quindi mi raccomando, ragazzi, rimanete sempre aggiornati anche sul mio canale per sapere le date, gli orari. Poi ne parlerò comunque anche in live su Twitch. Insomma, ragazzi, non avrete assolutamente nulla di cui preoccuparvi, perché troverete tutto. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché c'è una cosa davvero molto carina da vedere. Sembrerebbe che stia per arrivare anche il nuovo menu di gioco. Sì, proprio il menu, quello dove andiamo a vedere tutte le impostazioni, e ho un gameplay esclusivo per farvelo vedere, ragazzi. Ve lo faccio vedere subito. Eccolo qua. Come potete notare, sembra tutto molto particolare, c'è scritto New Settings, come vedete, ed è sembra tutto su una pagina. Ora io non so se sarà veramente tutto su una pagina o se sarà suddiviso, anche perché è veramente lunghissimo e ci sono un sacco di voci nuove che in realtà adesso non abbiamo ancora cominciato ad approfondire. Si parla ovviamente della regolarizzazione di tutti i tasti, soprattutto anche per quelli che giocano dal pad, quindi molto più comodo anche settare i tasti adesso. Li state vedendo uno dopo l'altro, ragazzi, tutte le nuove funzioni che renderanno appunto più fresco il menu. Sembra un po' un casino, visto così, perché è veramente lunghissimo, ma fidatevi che sono certo che Epic Games farà le cose fatte bene e ovviamente non sarà poi alla fine difficile per nessuno capirlo. Insomma, ragazzi, io anche per oggi tutte le news di Fortnite ve le ho dette. Vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Mi raccomando, non vi dimenticate di premere il like, lasciate un bel pollicione, scrivete un commento, raga, aiutatemi a far salire questo video nei consigliati, e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch. Ciao! Non mi parte l'outro. Lo mando manuale.